Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del TG Vallate su Teletruria. Subito in primo piano il Cortona Comics, 4.000 gli ingressi alla seconda edizione, la soddisfazione di Cortona Sviluppo per la riuscita del Festival del Fumetto. Oltre 4.000 per Cortona Comics, oltre 70 gli artisti e gli autori coinvolti nei due fine settimana, 30 i talk con presentazioni, ospitate, premiazioni, incontri e progetti con le scuole del comprensorio. Numerose anche le interazioni con i post diffusi sui social. I giovani sono stati coinvolti a partire dalla presentazione di Alfa con gli studenti, corsi per bambini seguiti da Teresa Conte e Teresa Cherubini, per non parlare poi dello show di Pietro Ubaldi, capace come sempre di coinvolgere giovani e nelle sue scorribande linguistiche e cartonesche. Il capitolo premi con lo Jacques d'Oro dedicato al grande Benito Iacovitti e a Fabio Celoni e con il premio Città di Cortona assegnato a Carmine di Giandomenico ha dato spessore a tutta la manifestazione, coinvolgendo tante persone presenti alle premiazioni. Anche quest'anno la sala delle autoproduzioni è stata un'importante vetrina per i giovani artisti e autori provenienti da tutto il paese. Insieme alla mostra di Celoni, Cortona Comics ha proposto quella di Elena Casagrande, Carmine di Giandomenico e Stefano Raffaele a Palazzo Ferretti con Italians Do It Better e la rassegna al Mike con le copertine che hanno contraddistinto la storia di Topolino. Per tutta la durata di Cortona Comics, un'area di Sant'Agostino è stata dedicata al mercato dei fumetti e del gadget e all'area games con l'attivazione di più di 300 sessioni di gioco e tantissimi giocatori coinvolti. Ci trasferiamo a Castiglion Fiorentino, mentre in fase di conclusione il primo lotto del progetto che riguarda il recupero funzionale del complesso immobiliare ex Macelli. Sono in procinto di partire entro questa settimana i lavori del secondo e del terzo lotto che appunto consentiranno il totale recupero di questo immobile. Il progetto prevede una nuova suddivisione in tre parti con le relative destinazioni d'uso. 1.900.000 euro, di cui attualmente 1.700.000 sono finanziati dal PNRR, e questo è l'ammontare di questo secondo e terzo lotto. Palasport gremito a Terra Nuova per la presentazione del libro di Sara, una ragazza affetta da neuroblastoma. Il testimone d'eccezione è stato Leonardo Pieraccioni. Al Pala Open Box di Terranova Bracciolini, presentazione del libro, esprimi un desiderio scritto dalla terranovese Sara, 21enne, affetta da neuroblastoma. Sara aveva un sogno nel cassetto, quello di scrivere un libro. Grazie all'impegno di un'associazione no profit, questo desiderio è diventato realtà, riuscendo a coinvolgere Leonardo Pieraccioni. L'attore e regista ha scritto la prefazione del libro, ispirato alla storia di Stefano, un bambino affetto dalla stessa patologia di Sara che lei ha conosciuto durante i ricoveri e che purtroppo è venuto a mancare. Fa parte del nostro mestiere anche queste attività collaterali, che con veramente poco si può fare tanto. Quando la fondazione Make-A-Wish mi ha chiamato, me l'ha spiegato, l'ho fatto con grande gioia, perché sapevo che con un minimo impegno come quello appunto anche di essere venuto qui oggi pomeriggio si può fare una cosa che rimanga nel cuore, in questo caso a Sara. Per cui ben venga farla. Io sono anche da 15 anni ormai rappresentante di Cure to Children, anche lì facciamo delle cose, facciamo delle feste, facciamo dei calendari, facciamo delle scene. Con poche cose si possono realizzare delle cose importanti. Allora no, vuol dire che queste attività collaterali del nostro mestiere sono importantissime. Anzi, mi viene quasi da pensare che siano quasi più importanti. Sai, il nostro anche è un lavoro terapeutico, perché se uno sta un'ora e mezzo al cinema e si diverte, sta bene, rilassato, o viene in teatro e sta 2 ore a ridere, vuol dire che gli fa bene alla salute e all'anima. Per una volta sono loro ad essere saliti in cattedra, gli studenti delle classi prima A e seconda A dell'indirizzo per la sanità e l'assistenza sociale dell'Istituto Luca Signorelli di Cortona hanno svolto letture animate con i bambini dell'infanzia e gli anziani. Gli alunni della seconda A hanno svolto letture intrattenendo pazienti, operatori del centro diurno La Primula di Camucia. Al centro delle letture scene di vita passata come La Mietitura e La Vendemmia. L'altra classe invece ha incontrato tre scuole dell'infanzia del territorio cortonese, appunto sempre con letture di favole, canti e balli.
Con il Lions Club Casentino i centri diurni della vallata casentinese hanno offerto ai loro ospiti un volo sopra la città di Arezzo, facendo superare barriere e limiti a chi è con disabilità. Si è spostato ad Arezzo all'aeroporto Molin Bianco il Lions Club Casentino per volare senza limiti e in sinergia con l'Aeroclub di Arezzo ha portato in volo sui cieli della città 32 ragazzi con disabilità provenienti dalla vallata casentinese. Un'emozione che abbiamo voluto ripetere anche quest'anno, l'anno scorso è stato un successo, i ragazzi ne hanno parlato tutto l'anno e per noi è stato un piacere riproporlo a tutte le associazioni della vallata che hanno aderito subito con entusiasmo. E vederli quindi partire, qualcheduno tremante, qualcheduno più spavaldo, qualcheduno che non regge l'attesa, quindi una bella gioia, un applauso corale veramente a tutti gli assistenti che seguono tutti i giorni questi ragazzi, perché oggi è una giornata particolare, però un plauso va dato a loro perché li seguono veramente tutti i giorni, a loro e alle loro famiglie, perché è un impegno e una missione importante. La maggior parte di questi ragazzi io li ho avuti a scuola per 5 anni. La mia scuola li ha sempre accolti con amore, dedizione, preparazione, comprendendo tutto quello che avevano, di cui avevano necessità, compresi i genitori e tutte le famiglie. Siamo un bellissimo gruppo, noi Lions del Club del Casentino, riusciamo a organizzare e creare questi bellissimi eventi. Stiamo vivendo momenti difficili in cui si parla di guerra, di disgrazie, di problemi di tutti i tipi. Noi vorremmo che invece le notizie fossero quelle come oggi, quelle positive, di solidarietà, di amicizia, di pace. E il Lions in questo è sempre in prima fila. Pensate che 1.500.000 persone nel mondo in questo momento stanno lavorando, come lo stiamo facendo noi, per questi ideali. Francesco Giorgino, giornalista e direttore dell'ufficio Studi Rai, aprirà la seconda edizione della Festa dello Sport di Sarteano, in programma dal 7 al 9 giugno. La manifestazione è dedicata appunto allo sport in tutte le sue accezioni e coinvolge 15 associazioni locali. Giorgino parlerà del rapporto tra sport e comunicazione agli studenti delle scuole medie. L'inaugurazione è prevista alle 11 di venerdì prossimo 7 giugno al Palazzetto dello Sport Gianfranco Gori. Significativa cerimonia nel castello di Montecchio Vesponi, riaperto al pubblico per l'occasione. Siamo tornati a Castiglion Fiorentino, dove ieri era presente anche il gruppo storico e sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino. Corpus Domini particolare, quello che è stato celebrato nel suggestivo scenario del castello di Montecchio Vesponi. La messa, officiata all'aperto da Don Giovanni Sabet, ha registrato la partecipazione di tante persone che hanno risposto con grande afflato ad un evento che si è concluso con l'esibizione del gruppo storico e sbandieratori di Castiglion Fiorentino. A fare gli onori di casa la signora Orietta Floridi, proprietaria del castello, che ha ringraziato tutti della presenza, sottolineando che la cerimonia religiosa si è svolta proprio in un luogo particolare del maniero che in passato ospitava eventi di questo tipo. E il castello di Montecchio Vesponi è un vero e proprio fiore all'occhiello che merita una visita. Decisamente un arricchimento dell'offerta turistica castiglionese. Fuochi d'artificio di grande atmosfera hanno chiuso la settimana bianca-azzurra del Rione Cassero. Atmosfere medievali che fanno vivere alla zona del Cassero a Castiglion Fiorentino un salto nel tempo. La settimana bianca-azzurra del Rione Cassero si è chiusa domenica sera con i tradizionali fuochi d'artificio, fuochi e musica, che al suono di melodie dell'epoca fanno vivere davvero una grande emozione per chi li vede, e domenica sera l'area è stata addirittura chiusa per motivi di sicurezza, data la presenza di un pubblico straordinario. Giullari, maghi, tamburini, mangiafuoco, spadaccini, sbandieratori, musiche e melodie medievali, spettacoli equestri e un mercato medievale sono solo alcuni degli elementi che hanno animato in questi giorni il Cassero, giorni peraltro che precedono il Palio dei Rioni. Fuochi e musica, come detto, ha concluso l'evento. Ora anche per il Rione Cassero è tempo di guardare al Palio, in programma domenica 16 giugno. Grande successo a Sansepolcro per il torneo di bocce paraolimpico, affermazione della squadra locale, anche una squadra di chiusi tra i partecipanti.
Successo pieno presso il bocciodromo comunale di San Sepolcro, dove si è svolto il secondo trofeo Bocce Tutti in Gioco. La gara, organizzata dalla bocciofila Biturgia, era valida come gara paralimpica. Per l'occasione ha esordito la società del Chiusi, che ha portato addirittura 9 giocatori. Le partite si sono svolte regolarmente in un ottimo clima di festa ed hanno suscitato grande entusiasmo sia da parte dei giocatori che degli accompagnatori. La fase delle finali ha visto prevalere la coppia dell'Associazione Biturgia, formata da Ramades Ricci, Leonardo Piegai, sulla coppia della Polisportiva CAM, formata da Vincenzo Calvani, Gianpietro Mairo. Terzi classificati la coppia dell'associazione Bocce Arezzo, formata da Luca Caneschi, Marco Bartolomei, e la coppia dell'associazione Chiusi, formata dagli esordienti Sofia Gaeta e Matteo Quinti. Le premiazioni sono state tenute dalla presidentessa dell'Avis di San Sepolcro, Silvia Nofri, che ha offerto e consegnato la coppa per la migliore giocatrice, che è stata Sofia Gaeta, dell'associazione Chiusi. Presente il presidente della società della San Sepolcro, Giampiero Bernardini, e per il comitato regionale toscano il delegato Arezzo-Siena Armando Martini, nonché coordinatore dell'attività paralimpica regionale. Insieme hanno organizzato e coordinato la manifestazione, presenziando anche alle premiazioni. E con questo servizio da San Sepolcro termina per questa sera il TG Vallate. Grazie a tutti voi per la vostra attenzione.